Cari amici e cari amiche di Miniatures of Death, bentornati sul nostro canale. Oggi torniamo su un argomento che abbiamo già trattato in un precedente video, ovvero come sverniciare le vostre miniature. Nel precedente video girato da Stefano abbiamo visto come rimuovere la vernice che avete applicato a una delle vostre miniature. In questo video andremo a scoprire un nuovo prodotto che vi permetterà di abbattere notevolmente i tempi necessari a sverniciare una miniatura, oppure un intero esercito. Sono molti i motivi per cui potreste voler sverniciare le vostre miniature, ad esempio potreste non essere convinti dello schema di colore che avete utilizzato, oppure, come nel mio caso, potreste aver ritrovato una scatola di miniature che avete dipinto quando eravate ragazzini e volete riportarle alla loro gloria originale, pronte per essere dipinte di nuovo e unirsi, che so, al vostro nuovo esercito di Warhammer 40.000. Potreste ad esempio trovarvi nella posizione di dover cedere le vostre miniature ad un'altra persona e quindi magari volete togliere la vernice che è stata applicata sopra di esse, o siete nella posizione contraria, cioè avete acquistato delle miniature da terze parti, ad esempio delle miniature di Warhammer Fantasy Battle, pronte per essere riutilizzate nel vostro nuovo esercito di The Old World. La cavia per il nostro esperimento di oggi sarà un guardiano Eldar che ho acquistato a metà degli anni 90 e dipinto quando avevo, non so, circa 11-12 anni. Il prodotto che utilizzeremo oggi per sverniciare il nostro guardiano Eldar è una novità del mercato del mondo delle miniature. Si chiama Paint Blitzer ed è prodotto da Unto the Bridge Hobbies, una piccola ditta inglese. Insomma, che sia la vostra prima miniatura, uno schema di colori non proprio riuscitissimo, la sfida a ridipingere uno Space Marine degli anni 90, oppure, come nel mio caso, un intero esercito, vediamo come preparare con pochissimo sforzo i vostri modelli ad essere dipinti di nuovo. Procuratevi un paio di guanti di lattice, delle pinze, un vecchio spazzolino da denti, un contenitore piccolo, il vostro modello, oltre a una bacinella da riempire di acqua e il prodotto che utilizzeremo per togliere la vernice. Abbiamo già visto come utilizzare insieme sgrassatori concentrati e una pulitrice a ultrasuoni. Con Paint Blitzer non avremo bisogno di alcun macchinario. Paint Blitzer è infatti formulato apposta per rimuovere i colori utilizzati nel nostro hobby. Il retro dell'etichetta descrive come usare il prodotto e le tempistiche consigliate per modelli in plastica, metallo o resina. Ricordate ovviamente di agitare la bottiglia per un paio di minuti prima dell'uso. Paint Blitzer non è nocivo a contatto con la pelle, in ogni caso è sempre meglio indossare un paio di guanti quando si maneggiano prodotti chimici. Inserite le miniature da sverniciare nel contenitore, assicurandovi che sia sufficientemente grande per adagiarle su di un lato. Tutto ciò che avrete da fare sarà aprire la bottiglia e versare sufficiente prodotto da ricoprire la miniatura. Utilizzate quindi le pinze oppure uno stecco da spiedini per assicurarvi che la miniatura sia ricoperta da Paint Blitzer su tutti i lati. Poco dopo aver versato il prodotto, la vernice sulla miniatura inizierà già a deteriorarsi. La nostra miniatura è di plastica, impostiamo quindi il timer per 30 minuti e attendiamo che il prodotto faccia azione. Nel frattempo, rendiamoci conto che la zuppiera di metallo vista prima provoca riflessi assurdi sulla videocamera. Cambiamola quindi con una in plastica e riempiamola di acqua. Paint Blitzer ammorbidirà velocemente la vernice sul modello. Vedrete che inizierà a liquefarsi ed allentare la sua presa sulla miniatura in pochi istanti. Per ottimizzare l'utilizzo di Paint Blitzer, vi consigliamo di immergere più miniature allo stesso tempo. Passati 30 minuti, sempre indossando i guanti, preleviamo la miniatura e sciacquiamola in acqua. Gran parte della vernice si staccherà da sola dal modello.
Utilizzando lo spazzolino da denti, diamo una veloce spazzolata alla miniatura. I residui verranno via senza particolare resistenza. Nel caso rimanga qualche accumulo nei recessi, possiamo pensare di immergere nuovamente le nostre miniature e dargli un'altra spazzolata in seguito. Prima di vedere il risultato, vi invitiamo a consultare il link nella descrizione per conoscere meglio Paint Blitzer, le istruzioni d'uso complete e magari acquistarne una bottiglia. Come potete vedere a schermo, in breve tempo e con minimo sforzo la nostra miniatura sarà tornata praticamente come nuova e pronta per essere dipinta di nuovo ed unirsi ai ranghi del vostro nuovo esercito. Il nostro approfondimento su come sverniciare le vostre miniature in maniera molto più efficiente utilizzando Paint Blitzer si conclude qua. Vi ringrazio per averci seguito e se avete trovato utile questo video non dimenticate di lasciare un like e iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Per ulteriori tutorial, video e consigli su come imparare a dipingere le vostre miniature, vi attendiamo qua su Miniatures of Death. Alla prossima!